Vincita record questa mattina a Fossombrone, 5 milioni di euro, la massima vincita possibile con questo tipo di gioco, con un solo gratta e vinci da 20 euro acquistato nella tabaccheria del corso dei fratelli Pierpaoli di Corso Garibaldi. Raggianti naturalmente per la vincita i titolari della tabaccheria, testimoni involontari di questo colpo di fortuna. Al fortunato avventore della ricevitoria infatti sono bastati pochi secondi, giusto quelli necessari a grattare le caselle con la monetina per dare una bella svolta alla propria vita. Il tutto sotto gli occhi di uno dei due titolari che aveva venduto poco prima il grattino al cliente, a cui una volta appurata la validità della vincita non è restato altro che congratularsi con il vincitore. Non ce l'aspettavamo, cioè uno ci spera sempre, cioè lavorativamente parlando, professionalmente parlando, però cioè, quando arriva si arriva, non ci pensi, quindi cioè, boom. Reazioni, cosa ha detto? La reazione, il tipo, maschio o femmina che sia, è rimasto impassibile, cioè come se mi ha detto guarda, mi sa che ho vinto parecchio, controlla. Io ho guardato il biglietto e ho detto mi sa anche a me. Poi abbiamo guardato sto biglietto per qualche minuto per renderci conto di non aver preso un abbaglio e c'erano 5 milioni di euro. Gli ho dato la mano, gli ho fatto i complimenti, speriamo che si ricordi di noi. Ma al di là di questa vincita record come valore assoluto, Fossombrone non è nuova a questi exploit della dea bendata. Fossombrone ha fatto nella storia un 5 più 1 al Superenalotto in una ricevitoria, più vari biglietti da 70.000, 100.000, quindi cose... Noi ancora fino a sopra i 20.000 euro non eravamo mai andati, quindi ci siamo tenuti caldi per il finale. Abbiamo fatto il botto alla fine.